rientra nella ripresa e sembra voler reinterpretare il ruolo di protagonista che ebbe nella scalata promozione di Di Pasquale. Pedala e galoppa segnandone 4 in contropiede e sancendo la sconfitta di zio Mauro Maccarese. Andrea Cesaro, voto 9, destriero. In una lega dove il risultato ampio sta diventando una consuetudine, il portiere di Code fa al meglio il suo compito ed impedisce al Cotton Club di scavare un solco profondo contro i La Rosa, che trovano forse tardi il proprio numero 1, ma siamo certi che ora non se lo faranno più scappare. Manolo Granati, voto 8, ragno dal buco. Primo tempo ad altissimi giri per Di Palma, che risolta la pratica Emmers con una doppietta e tante giocate di classe in velocità. Si concede anche il lusso di placarsi nella ripresa. A missione compiuta, anche i grandi eroi meritano il giusto riposo. Matteo Di Palma, voto 8,5, partenza intelligente. Arrivano i nostri, questo deve avere gridato il Calmo Foschi in un impeto di gioia alla vista dei tanti rientri che in casa l'Italia danno finalmente forma e sostanza ad una prestazione di spessore, seppur contro l'ultima in graduatoria. Nuti è l'interprete di questo ritorno di massa. Lorenzo Nuti, voto 8,5, figlio il prodigo. Quel ragazzo là è veramente forte, così commentano i ragazzi che di volta in volta si alternano nelle cronache del Cottini guardando Dominici. Il tuttocampista rifiloso è magnifico nel primo tempo, ne segna 2, prende una traversa e costringe Ferronetti al miracolo. Si spegne lui nella ripresa ed il CJ fa propria la gara. Emiliano Dominici, voto 9, luce. Galassi va a nozze con i buchi difensivi del Footballator Roma Nord e si diverte a segnarne 2 nella prima frazione, impegnandosi poi nel compito di pescare l'uomo più lontano col passaggio più difficile. Più che una partita, un tutorial su come imbeccare l'uomo nascosto. Tiziano Galassi, voto 9, Sampei. Guai a chiamarlo in causa quando si parla di giocatori fuori forma. Placido si allena e coglie i frutti contro il gruppo Progetim Immobiliare, dando un saggio delle proprie indubbie qualità. Ne segna 4, non si ferma mai, e dice a Mister Dupachet di non voler demordere per i playoff. Daniele Placido, voto 9,5, Big Jim. La selezione cercava il primo posto per guardare dal divano Gem Auto Invest Eur. Ecco Remetti, sembra recepire il messaggio e dalla sua posizione di nobiltà e da miglior marcatore dei suoi decreta l'8-1 contro l'autocarrozzeria Cirillo. Alessandro Remetti, voto 8,5, editto imperiale. Era la partita degli avvertimenti in vista dello spareggio playoff. Andrea Fazio fornisce una preview di quello che vorrà proporre ai prossimi avversari promozione. 2 spari in aria direttamente da Cesano. Andrea Fassio, voto 8, fazzoletto. Battere la capolista è una soddisfazione che il leggendario Pea voleva togliersi. Da quelle parti lo conoscono bene e iniziano a pensare di dover cambiar nome a via dei cocchieri. Gianluca Pea, voto 9,5, poeta maledetto.